si è svolta nelle vicinanze della sede della Carimara Napoli, un presidio pacifico dei rappresentanti del sindacato Orsa Marittimi, allo scopo di avere un incontro con il gruppo dirigenziale della Carimar, sulle problematiche dei lavoratori marittimi. Per onore di cronaca, dobbiamo registrare l'esiguo numero dei partecipanti, dovuti, a detta dei delegati sindacali, agli impegni lavorativi dei marittimi. Al presidio, per solidarietà, era presente il professore La Monica, presidente dell'associazione Outmare di Ischia e Gennaro Savio, giornalista dell'isola. Siamo nei pressi della società Carimar, c'è un presidio dei lavoratori marittimi dell'Orsa Marittima. Abbiamo qua il segretario regionale Paruffo, a quale chiediamo il motivo di questo loro presidio sotto la sede della Carimar. La nostra è una manifestazione pacifica, intesa ad ottenere un tavolo d'incontro di trattativa con l'azienda che a tutt'oggi ci viene negata all'Orsa Marittimi come sindacati autonomi di base. Noi chiediamo un tavolo di trattativa appunto per discutere di molti problemi che ci sono all'interno dei lavoratori. Noi stiamo ricevendo numerose lamentele di lavoratori che sono stressati, che lavorano e hanno pochissimo orario di riposo. Infatti si vede, oggi siamo in pochi perché chi è libero dal servizio preferisce riposare anziché venire perché poi deve riprendere il lavoro. Molti di noi hanno scelto il percorso legale come il sottoscritto. Noi chiediamo appunto di discutere con la Carimar perché attualmente ci è stato negato anche il diritto di lavorare con le sentenze passate in giudicato in primo grado e secondo grado, giuste sentenze emesse da un giudice del lavoro, e purtroppo siamo ritornati al ricorso al giudice del lavoro perché la Carimar non ci riconosce i diritti acquisiti negli anni. E quindi niente, aspettiamo e sperando di avere un tavolo d'incontro con l'azienda. Sì, abbiamo anche il signor Nicola La Monica. Esattamente, che cosa lei? Nella qualità di rappresentante dell'Outmare, l'associazione che sta difendendo il diritto alla mobilità dei cittadini delle isole Ischia e Procida. Quindi lei è a fianco dei marittimi che lavorano per l'isola di Ischia, ci dica allora. Sono a fianco dei marittimi e mi trovo a fianco a loro non solo per solidarietà umana rispetto a tanti che vengono bistrattati dalle normative interne dell'azienda, ma mi trovo a fianco a loro anche per difendere il diritto alla sicurezza dei marittimi che frequentano il Golfo di Napoli. Noi ci troviamo di fronte a una situazione di stress da non sottovalutare, ripeto, da non sottovalutare, che può creare delle condizioni di pericolo per tutti quelli che viaggiano sulle navi Carimar. Questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Allora abbiamo la necessità che intervenga la politica, ma che intervenga anche la magistratura. E ci dispiace sapere che il Consiglio regionale su questa questione non è ancora intervenuto. Cioè ci dispiace sapere che forze politiche all'interno del Consiglio regionale, anche di opposizione, non sono state ancora in grado di creare un momento di dibattito all'interno del Consiglio regionale per capire le conseguenze del dopo privatizzazione, del dopo Carimar statale e regionale. Ecco, la privatizzazione che è stata fatta con i piedi e che sta creando problemi economici all'azienda, questi problemi economici non possono essere distribuiti o a carico, non possono diventare un pretesto per sottrarre personale a bordo e quindi per mandare gente a casa, né per creare discriminazioni e né possono essere un pretesto per utilizzare una 108 ad uso e consumo dell'azienda, una 108 che sarebbe la legge che distribuisce il lavoro a bordo, ad uso e consumo dell'azienda, ignorando che ci sono dei limiti della Commissione europea e delle leggi italiane che dicono che il lavoro, il riposo devono essere compensati adeguatamente secondo parametri prestabiliti, non dall'azienda ma dalla legge dello Stato e dalla legge comunitaria europea. Ecco, allora questo motivo di intreccio tra mancanza di lavoro in meno, lavoratori che vengono cacciati o comunque non vengono neanche ascoltati e insieme a uno stress abbondante
che viene somministrato, diciamo, ai lavoratori oggi ancora in carica della Caremar, ci crea problemi sia come utenti sia come persone civili, in primo piano nelle questioni sociali di questa città e di questo paese. Al presidio era presente anche il segretario regionale della Campania, Orsa Marittimi, Raffaele Palomba, dove abbiamo chiesto notizie sull'incontro che c'è stato ieri in Tirrenia per i vincitori di causa. Sì, con Raffaele Palomba, un volto che è conosciuto per quanto riguarda l'Orsa Marittima. E oggi qui presente al presidio per i marittimi di Caremar, ma oggi c'era anche un altro presidio che è stato revocato e trattasi per quanto riguarda i vincitori di causa. Avete avuto un incontro e quindi approfittiamo dell'occasione per sapere che cosa vi siete detti e cosa è venuto fuori da questo incontro con i dirigenti della Tirrenia 5. L'amministratore delegato ha aperto un canale di dialogo con l'Orsa e con i lavoratori vincitori di sentenza di tribunale e ha fatto una proposta. La proposta è di una garanzia di 8 mesi lavorativi, di un turno particolare e di un grado. I lavoratori hanno preso coscienza di quello che è stato detto nella riunione e stanno valutando la scelta di accettare o di non accettare. Noi continuiamo perché è ovvio che abbiamo tutto l'interesse di poter chiudere questa situazione che perdura da tempo, dove questi lavoratori, come ho sempre detto in passato, hanno delle gravi difficoltà sociali, prestiti, separazioni, situazioni familiari particolari e non è giusto che dopo 12-13 anni di causa questo lavoratore non debba essere stabilizzato. L'Orsa, come oggi siamo a Caremar, saremo in Tirrenia se non ci sarà una risposta seria per questa assunzione, continua il nostro cammino sindacale, tuteliamo questi lavoratori e cerchiamo di dare un apporto a un'apertura. Anche Caremar deve fare un'apertura a questi lavoratori, perché hanno una sentenza di tribunale, perché non si rispetta l'orario di lavoro, deve aprire un tavolo dove i lavoratori devono esprimere le loro difficoltà e trovare una soluzione che sia chiara per tutti. Dopo le interviste, noi di Torre de Mare abbiamo chiesto di poter parlare con il gruppo dirigenziale della Caremar per sentire anche la loro versione. I dirigenti della Caremar hanno dato la loro disponibilità e siamo stati accolti dal dottor Roberto Liguori, dal dottor Franco Ceci, dal comandante Vincenzo Ponti e dal consulente per la parte sindacale e come rappresentante della Federlinea, Fulvio Esposito. Alla nostra prima domanda del motivo di non apertura tavolo con il sindacato Orsa, c'è stata la risposta del dottor Ceci. La Caremar fa parte dell'associazione Federlinea, che è un'associazione italiana dell'armamento di linea, ed è la principale associazione di rappresentanza delle compagnie di cabotaggio marittimo a cui aderiamo. L'Orsa Marittimi dalla Federlinea non è un sindacato riconosciuto. Noi, ha continuato il dottor Ceci, abbiamo firmato una contrattazione con 7 sindacati che sono quelli riconosciuti dalla Federlinea e rappresentano la maggioranza dei lavoratori della Caremar. È bene ricordare, ha poi continuato il comandante Vincenzo Ponti, che la Caremar, oggi è una società privata e riceve meno della metà dei finanziamenti che prima la società percepiva. Comunque, siamo una società in sviluppo, abbiamo fatto investimenti rimettendo in servizio navi ed ali scafi che erano abbandonati nei cantieri, e in più, abbiamo assicurato il lavoro a tutti senza nessun tipo di licenziamento. Chi ci accusa di poca sicurezza, ha concluso il dottor Liguori, voglio ricordare a tutti che la società è soggetta a controlli continui da tutti gli enti predisposti.